Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video news che probabilmente sarà anche l'ultimo video news, penso per i primi di novembre che avrò il gioco in mano e poi appena sarà possibile, appena avrò l'embargo inizierò a pubblicare e quindi già preparatevi perché ne arriveranno parecchi di video e niente, quindi sì, non mi sembra proprio il caso di mettermi a fare video news proprio fino all'ultimo e basta, ecco, quindi sì, penso mi fermerò, poi vi aggiornerò ovviamente sui nuovi blog, fact sheet, eccetera, come sempre sulla pagina, però a livello di video news penso di finire qua, comunque staremo a vedere. E basta, quindi allora, questo video news ci serve, farò un attimo il punto della situazione, andremo a vedere tutti i blog delle settimane scorse, andremo a vedere un po' le novità, le notizie appunto che sono uscite fino ad ora e le andremo a commentare, vi darò la mia. Ma prima volevo un attimo delucidarvi sulla questione del gameplay che avete visto, quello da un'ora, ok? Perché molti hanno detto, ma il tuo commento, ma Killer Croc non commenta, lo so, mi fa strano, comunque vabbè. È un gameplay che mi è stato fornito, è un gameplay di una versione del gioco, chiamiamola vecchia, ecco, quindi prendetela un po' con le pinze, perché è una versione un po' datata, un po' indietro, non è una versione, chiamiamola aggiornata, e molte cose sono ancora in uno stato di, beh, diciamo tutto quello che avete visto è ancora in uno stato di lavorazione, ancora in uno stato che non è il prodotto finale, non raffigura il prodotto finale e basta, era una versione appunto chiusa con possibilità di giocare sulle due mappe, sulla Riverbend Springs e sulla Yutan Pantai e basta, non si poteva fare nulla di più di quello che avete visto perché era una versione pre-impostata con determinati mezzi, determinati attrezzi, determinate cose che si potevano fare. Non si potevano vedere i menu, le impostazioni, non si, cioè, si poteva fare quello e basta. Quindi è per questo che non avete visto arature, perché comunque era una versione che è chiusa, ecco. E basta, quindi sì, mi sono divertito a leggere i vostri commenti perché non ce n'è uno di positivo, forse qualcuno. Allora, sì, sono consapevole, vi do ragione su alcune cose, alcune persone ci sono date un po' pesanti, però vabbè, ognuno, ragazzi, nella maniera più educata possibile può dire quello che vuole, può esprimere il suo pensiero, sapete che da me si può parlare, si può chiacchierare, possiamo confrontare, però insomma. Sì, insomma, con le determinate maniere, ripeto. E basta. Allora, sì, quello che mi sento di dirvi è non sparate, non tirate conclusioni affrettate avendo guardato questo video, ecco. Io non, vabbè, non ho detto niente perché comunque era un video gameplay, un video così da vedere il gioco, non era un commentato, e boh, quindi, anche perché non ero io che giocavo, quindi cosa commento se non ho roba in mano? Niente, posso commentare, vabbè, da quello che ho visto, sì, abbiamo visto tutto, ma non abbiamo visto praticamente niente. Nel senso, aspettiamo, aspettate, io stesso aspetto di sparare sentenze di qua di là, quando avrò il gioco in mano, quando inizierò a muovere i primi passi, beh, ovviamente sentirete dalle mie presentazioni e tutto, dirò la mia, però, secondo me è un po' errato. È un po' prematuro sparare, diciamo, sentenze così, avendo visto un gameplay buttato così e buona. Quindi, sì, vabbè, avete visto determinate cose, eccetera, però, ripeto, la versione del gioco è una versione ancora in fase di lavorazione. E basta, quindi se mi sento di dire questo, ecco, aspettate un attimo, vediamo con calma, vediamo col tempo cosa viene fuori, cosa esce, cosa ci sarà mostrato, cioè cosa ci sarà mostrato, cosa ci sarà effettivamente del gioco e basta. Io aspetto di metterci mano,
e non vedo l'ora perché sono curioso di vedere e di capire tante cose. Basta, ecco, quindi volevo un attimo delucidarvi sulla questione di questo gameplay che era puramente così dimostrativo e basta. E niente, buona, ok. Detto ciò, ragazzi, io direi di andare con ordine e analizzare un po' tutte le novità. Guardate che questo è il coso. Andiamo qua. Ok, c'è un po' di robetta, ci sono un po' di trailer, un po' di cosette. E niente, quindi mettetevi comodi. Allora, iniziamo con la questione degli NPC. Praticamente è uscita appunto questa novità che riguarda gli NPC, i non playable characters, che praticamente la nostra mappa sarà un po' più, come possiamo dire, viva, ecco. Quindi ci saranno i nostri personaggi con cui potremmo interagire. E basta, quindi ci saranno diversi personaggi con dei diversi livelli di conoscenza, nel senso ci saranno magari personaggi un po' più datati a livello di età e che ci daranno delle informazioni magari un po' più a livello esperto. Poi magari ci sono delle persone un po' più giovani che ci daranno delle informazioni base, ecco. E basta, appunto, ci sarà questa interazione. Secondo me è una cosa carina, dai. Una cosa in più, una cosa nuova, che appunto abbiamo sempre visto i nostri NPC andare avanti, indietro, camminare, rompere le scatole. In questo caso ci possiamo anche interagire. Qua vedete, questione del terreno che si attacca, si appiccica agli pneumatici. Beh, questa è una cosa già, ragazzi, che era stata confermata da tempo ancora al Farmcon. E niente, quindi allora andiamo a vedere qua, sì, Townsfolk Blog. Beh, tutte queste cose qua, ragazzi, le trovate ovviamente sul sito ufficiale tramite, sì, li potete vedere sul blog. Io qua ho i PDF di preview e basta, appunto, qui. Fa vedere il nonno, il vicino, poi c'è la ragazza qui che praticamente ogni personaggio avrà delle anche competenze, quindi la ragazza qui ci darà sul, vedete, Animal Farmer Katie, e lei ci darà delle informazioni sugli animali, quindi sull'allevamento e tutto. Poi qui abbiamo il falegname, il boscaiolo, che ci darà appunto delle informazioni sulla selvicoltura. E basta, ognuno avrà il suo compito e ci darà delle informazioni, diciamo, particolari, specifiche. È una cosa carina, sì, anche perché magari chi approccia per la prima volta al gioco può capire tante cose, determinate cose, magari senza andare sulle schede del gioco, ma parlando con delle persone, parlando con i personaggi, così è una cosa carina, dai. Non mi è sembrata una buona idea, secondo me, una novità, una cosa, uno step in più. E basta, anche perché appunto sì, c'erano delle informazioni, capire certe cose, o anche rinfrescarsi la memoria. E niente, basta. Quindi questo è diciamo quello che riguarda gli NPC. Non, ragazzi, attenzione, non sarà una modalità storia, cioè quindi non sarà una carriera storia che si va avanti con un racconto, assolutissimamente no, no, lo hanno ben specificato, e quindi niente, è solo così, diciamo, puramente figurativo, ecco. E basta. Poi andiamo avanti con la questione del blog delle costruzioni, ok? Qui sì, è un blog abbastanza corposo. In sintesi, ragazzi, le catene di produzione, i posti dove si potranno costruire le cose, eccetera, si sono moltiplicati veramente in modo esponenziale. Qui vi ricordate il pianoforte che c'era sulla mappa della Premium Expansion. E niente, poi avremo ovviamente, ogni mappa avrà la sua costruzione, che avete il vagone storico, la carrozza storica, scusate.
Poi abbiamo qui che avevamo già visto anche nei video scorsi, che avevo raccontato appunto qui ci saranno il parco giochi, le costruzioni per i parchi giochi, e poi ci saranno anche appunto i monumenti, come vedete qui nel Yutan Pantai, che questo ovviamente questo è la zona monumentale dove appunto compariranno i collezionabili, perché ci saranno anche dei collezionabili, e appena costruita la zona li potrete ammirare, diciamo, in questa zona templare, chiamiamola così, e basta. Appunto, i collezionabili sono in entrambe le mappe, sia nell'americana che nella quella giapponese. Qui abbiamo la questione dei cosi fatiscenti, che li possiamo ristrutturare. Questa cosa qui l'aveva già detta un ragazzo che non mi ricordo più nei commenti, però l'avevano un attimo rettificata, e quando avevano parlato al Gamescom, mi pare, o al Farmco, non mi ricordo più, che questi cosi qui erano, diciamo, storici e venivano lasciati così fatiscenti, vecchi, e non venivano ristrutturati. In realtà lo possiamo fare e basta, ecco. Niente, poi ci sono anche, c'è la questione della costruzione della propria farmhouse, della propria casa, insomma, ecco. Possiamo anche, penso, arredarla, non so, adesso vedremo come sarà gestita la questione. Sì, allora, commento mio personale a riguardo sulla... Vabbè, qua vediamo l'immagine dei collezionabili. Eccoli qua. Sì, questa cosa dei collezionabili è carina. Le costruzioni, ragazzi, allora, nessuno ovviamente vi obbliga a farle, nessuno vi obbliga a... Ci sono già state appunto nel 22, come della Platinum Expansion, con, vi ricordate la mappa, quella chiamiamola forestale, che aveva l'autovolante, che aveva la barca, eccetera. Quindi, diciamo, la questione è la stessa. Io sinceramente è una cosa che non ho interesse, cioè, per carità, grazie, bello, fico, però io, cioè, sono su Farming Simulator e sinceramente me la godo con i trattori in mezzo ai campi e non mi metto lì a procurare materiali, cioè, per carità, è una cosa in più, una cosa bella, una cosa, però sì, va un po' fuori al discorso di agricoltura, ecco. Cioè, è un plus, ripeto, però non lo so, non lo vedo. Parere soggettivo, assolutamente, poi per carità di Dio, è una bella cosa, ma io non penso ci metterò piede sulla cosa, anche perché mettersi piede significa pallet a profusione di materiali, di roba. Ci sarà, ragazzi, un casino di bancali di materiali, mamma mia, che roba. Vabbè. E niente, quindi sì, la questione è soggettiva, cioè, se volete mettervi a lavorare per procacciare materie prime, materiali per mandare avanti produzioni, e ovviamente comunque fa parte della vostra avventura, nel senso della vostra carriera, cioè potete scegliere questo settore per guadagnare, perché insomma sapete, più la roba è lavorata e più venite pagati, cioè a vendere materiale sfuso. Ovviamente guadagnate molto di meno che vendere un qualcosa di finito, un prodotto finito. E quindi sta a voi capire cosa fare, cosa non fare, se andare avanti con le produzioni, se insomma la scelta è veramente libera. Sapete, siete consapevoli, insomma, che c'è questa questione qui, e basta, scegliete voi se approcciarvi o lasciar stare. Ecco, io personalmente no, ecco, non è una cosa che mi entusiasma tantissimo. E basta, qui appunto vediamo sempre la questione delle case. Spero che non mi facciano iniziare in una roulotte o in una tenda, che mi diano almeno un tetto, un qualcosa. E basta, quindi non so magari come sarà la gestione, tipo lo start from scratch, o non so, adesso vedremo come verrà gestita la questione, ecco. E basta, questa della casa.
cioè nel senso, boh, però anche qui ragazzi siamo sempre costretti a questioni materiali, figuriamoci qua il legno e tutto, sì, buonanotte. E basta, ecco, quindi questa è la questione delle costruzioni. Poi appunto potremmo, ripeto come ho detto, nel 22 potremmo prendere parte a delle costruzioni per quanto riguarda la città, e quindi potremmo fornire dei materiali per finire degli edifici, per finire delle cose e basta, ecco, vedete. Potete far parte insomma, aiutare insomma la costruzione della città, di alcune zone. E boh. Ok, basta, questo è quanto per la questione delle costruzioni. Sì, vi ripeto, è una cosa carina, è bella, però cioè, soggettiva, a me non mi ispira tantissimo, ecco. Poi, cosa abbiamo? Praticamente l'ultimo blog, che è quello di giovedì, sì. Abbiamo la questione, ragazzi, dei consumabili e degli oggetti, diciamo, che possiamo maneggiare con le nostre mani. Questa è una cosa carina, che appunto avremo dei piccoli capanni dove potremo riporre tutti gli oggetti che possiamo utilizzare a mano, quindi appunto vedete motoseghe, bombolette, poi non so se ci sarà dell'altro. E qui vedo anche sembra una spazzola, quindi boh, magari ci sarà anche da fare pulizia, non lo so. Comunque, bella cosa, e anche bella cosa questa qui, che potremo riporre alcuni oggetti diciamo, vani specifici sugli attrezzi. Vi ricordate ancora, ragazzi, la Forst Mod del 13, che aveva il porta motosega sull'MB Track? Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, e niente. Quindi, appunto, ritorna questa cosa qui. Adesso non mi ricordo sul 22, no, non so, sul 22 c'era questa cosa qua. Non mi ricordo. Vabbè, comunque insomma è presente questa cosa qui. E poi appunto avremo la questione dei consumabili per quanto riguarda rotoli, il nylon per le balle fasciate, avremo lo spago per le quadre e la rete per le balle tonde. Ok, ora non so se sarà una cosa, diciamo, a livello opzionale, se il consumo sarà switchabile in on-off, o se sarà, ovvio, se sarà perennemente attivo. E basta, ecco. Ovviamente vedete i rotoli brandizzati. Abbiamo brandizzato un maledetto Lizard. Abbiamo brandizzato Case, New Holland, Class, John Deere. Sì, qua dice appunto, ragazzi, quello che vi ho detto finora. Però appunto non so se sarà una cosa che, non credo che sarà opzionale, nel senso, secondo me proprio si consumano sempre perennemente, non ci sarà la possibilità di switchare in off questa cosa qui. E basta, ecco. Andiamo a vedere un attimo le foto. Qui vedete appunto che vi compare la motosega in trasparenza e poi la potete riporre. Ripeto, ho un vuoto, non mi ricordo se sul 22 c'era qualche, ma non mi ricordo, non vorrei dire cavolate. Qua abbiamo appunto i rotoli, qua ci sono gli spaghi, le bobine. Mamma mia, ragazzi, ma quanti cacchio di ballet ci saranno in questo farming? Mamma aiuto, aiuto. Ok, abbiamo il nostro capanno. Vedete, qui c'è questa spazzola qui, non so se magari la spazzola dei cavalli, che boh, non lo so, non boh, staremo
vedere. Ottimo, comunque, dai, questa cosa qui è bella e carina. Sì, una cosa che già insomma non è una novità, l'abbiamo già vista a livello di anche nell'Astro Harvest nel 22. E niente, comunque, dai, adesso c'è di default. Ma ragazzi, il gioco è costruito dai modder, lo sappiamo già, è risaputo. Insomma, tutto quello che era uscito a livello di mod ce lo troviamo di default nei capitoli successivi. Basta, poi cosa abbiamo? Beh, andiamo a vedere qualche trailer. Beh, la questione del McDonald's qui, ragazzi. Sì, sapete che la McDonald's, il pack, è un bonus col pre-order. Qui vedete appunto tutti i contenuti, avremo le barre, il semovente, il pick up da raccolta. Appunto è un pre-order bonus. Ok, vi ricordo ragazzi che oltre a sopportarmi potete anche supportarmi attraverso appunto gli acquisti usando il mio codice partner. Io in questo caso vi lascio in descrizione quello che appunto vi reindirizzerà automaticamente nella pagina di acquisto per Farming Simulator 25. Però comunque vi ricordo che il mio codice è sempre valido e funziona per qualsiasi acquisto voi facciate per i prodotti per Farming Simulator, quindi va bene appunto in questo caso per il gioco, andrà bene per il bundle, andrà bene per le espansioni, DLC e tutto quanto, quindi è un codice evergreen. E niente, sì, vi ripeto, nel link che vi lascio in descrizione c'è già il codice preinserito, ok? Quindi quando voi andate qui e selezionate il metodo di pagamento, quello che volete, fate pre-order, sotto c'è già il codice inserito, ok? Però appunto lo potete inserire, beh, ve lo faccio vedere bene, ragazzi, il mio codice è questo, ok? Spero si veda bene. E niente, sì, dicevo, potete anche inserirlo manualmente, ok? Lo potete digitare, quindi sì, se andate tramite i miei link, cliccate, andate in automatico e è già inserito. Altrimenti, se magari state navigando di qua e di là, senza andare col mio link, lo potete inserire manualmente. Quindi niente, volevo farvi questo appunto reminder e veramente a voi non costa niente, è un gesto, diciamo così, di gentilezza da parte vostra e niente, io vi ringrazio tantissimo e basta, vi lascio al video. Poi abbiamo questa è il trailer della mappa. Secondo me, sì, io ho parlato della questione della mappa giapponese, la Yutan Pantai, che sarà molto bella, sì, l'ho vista un attimo appunto sul gameplay, ma secondo me anche quella americana non sarà male, non sarà male, secondo me sarà una mappa carina. Devo prepararmi, ragazzi, psicologicamente per la questione di tutti i video che vi farò, dei tutorial, eccetera, perché perderò qualche anno di vita, andrò avanti una settimana sicuro. Ah, e dopo comunque vi ripeto, io mi concentrerò sulle novità, la line-up che avevo detto nel video scorso penso rimarrà confermata, ecco, quindi non sto qui a darvi info basilari, nel senso come funziona la fertilizzazione dei campi, come funzionano le catene di produzione, come funzionano gli allevamenti. Io ovviamente guarderò il tutto, se ci saranno modifiche, eccetera, ve le dirò, altrimenti sì, vi farò un attimo un reminder così molto molto veloce e basta. Quindi se magari qualcuno non si approccerà per la prima volta al gioco, eccetera, poi ve lo dirò anche nel corso di video. Io vi linko la playlist dei tutorial del 22 e vi andate a vedere lì, insomma, ecco, a livello di concetto come funzionano le cose, perché sennò altrimenti non finisco più. Già ci sarà un bel po' di roba.
da analizzare, da vedere. Sì, comunque si è spostato tanto, cioè, non spostato, però ci ha dato veramente giù di brutto con la questione delle produzioni, con la questione delle fabbriche, dei materiali, delle robe. Veramente ci hanno marciato sopra parecchio in questo farming. Che per carità, sì, grazie, però non so, cioè, io. È una questione soggettiva, ripeto, è bello perché comunque si vede un sacco di produzioni, di robe, di cose, è vario, ecco, variegato, quindi non è una cosa che sta sempre sui campi, solo campi, eccetera. Però, vi ripeto, per l'ennesima volta è una cosa soggettiva. Io sinceramente non è una cosa che in un simulatore di agricoltura, ecco, insomma, sì, grazie, però io ne faccio a meno, ripeto, per quanto riguarda me stesso. Questo è il trailer, diciamo così, generale del capitolo di farming. Abbiamo 25 colture e non sono poche. Qua abbiamo la Yutan Pantai, tre mappe, che appunto abbiamo, ripeto, la questione della Yutan Pantai, la questione europea che è la mappa del DLC, quella ambientata nell'est e dell'ultimo DLC del 22 e dell'espansione, scusate, e quella della Riverbend Springs, appunto quella americana. Poi abbiamo la nostra fantastica ape Piaggio, che l'hanno fatta a vario senza marce, e basta. Quindi niente, sono un po' di mezzi. Abbiamo sempre, beh, insomma, sapete che tutta, ripeto, tutte le mod di default, mod dei DLC, mod delle espansioni, eccetera, che c'erano nel 22 saranno di base nel 25, quindi tutto quello che c'era nel 22 ci sarà nel 25 e in più tutta la roba nuova del 25, quindi sarà veramente, ragazzi, un disastro di mezzi, una roba mastodontica, veramente. Io credo di non aver neanche provato tutti i mezzi del 22, figuriamoci. Guardate qua che razza di. Sono più di 400 macchinari e roba. Pff, ciao, buonanotte. Sì, beh, vabbè, qua sono sempre gli stessi ripetuti, però veramente ci sarà un sacco di roba. Qua ci sono un po', praticamente li hanno tutti loro i brand, mamma, guardate che roba. 150 brand, ragazzi, non sono pochi, eh. Non sono pochi. Qua appunto abbiamo gli animali, abbiamo le capre, i bufali d'acqua, sono quelli nuovi appunto del 25, gli animali piccoli, eccetera. Cose che abbiamo visto nei blog precedenti. Qua appunto abbiamo la questione della season, le stagioni, insomma, cosa già del 22, weather effects, events. Vabbè, nel video, nella demo non c'era niente, non è arrivata pioggia, non sono arrivati i tornadi, non è arrivata grandine, non è arrivata niente, fatalità. E quindi staremo a vedere. Questo appunto è la neve, qua avete visto prima la grandine, che appunto abbiamo visto già nei blog scorsi che farà danni. Eccola qua, farà danni alle colture. Qua c'è la nostra neve, anche bella da vedere. E niente, basta, qui termina il video. Poi abbiamo questa, quella della Rain Plus, praticamente quella dei consumabili. Sì, che oltretutto, ragazzi, qua sta andando avanti, ma il pick-up a quanto pare non sta raccogliendo niente, perché la marea, l'andana, chiamatela come volete, no, cioè, rimane qui. O che forse, boh, non so, vabbè, doveva fermarsi, non si è fermata. Va bene. E qui appunto abbiamo fasciatori, abbiamo il nostro merlo agganciato alla gowhale. Le bobine, appunto, come nel 22, hanno anche i colori diversi. Qua
Poi non so se magari con la questione qui dei consumabili ci sarà anche un'opzione in più che magari al posto di darli a comprare, fai il refill automatico scalando i soldi. Non lo so, staremo a vedere. Ok, basta, quindi questo è quanto. E basta, sì, abbiamo solo il fact sheet da un attimo andare a vedere. Abbiamo l'Agrifac con la cavabietole, l'Emiti con sempre il raccoglitore trainato per le bietole e un trasportino, anzi un trasportone, 60 cubi ragazzi, mamma mia, mamma mia. E boh, abbiamo l'8570 Ferguson che a scuola. Qui abbiamo la Cockerling seminatrice. Sì, di mezzi attrezzi ragazzi, ovviamente c'è da perdere la testa. Ok, qui abbiamo il Volvo, lo Xerion che avete visto anche nel video, che ha anche un bel sound. Sì, ho visto che molti hanno criticato i sound e tutto, ragazzi, non so cosa dire, non so cosa dirvi, vedremo se nella versione, diciamo, chiamiamola finale del gioco, beh, poi comunque apriti cielo, mamma mia quante patch saranno. Ragazzi, non so cosa dirvi, cioè, quelli sono, quelli hanno fatto, staremo a sentire anche gli altri. Qui, ragazzi, finalmente Same, finalmente tornato come brand di default e sono veramente molto molto contento di vedere il Virtus. Vedremo se ci saranno altri mezzi Same. Sarebbe bello avere un Titan, un Super Titan, un qualcosa, gli SLH, insomma, di default, ma non penso. Basta, qui niente, sono finiti questi fact sheet. Questi sono gli ultimi fact sheet. Qua abbiamo appunto l'ape. Abbiamo un nuovo modello, ragazzi, di ape vario. Qua abbiamo l'Aprilia, l'RX il 125, la 990 TerraTrak. E qui vedete ragazzi, trinciatura, colza, sorgo, soia, girasole, e qua abbiamo appunto il mais, l'orzo, frumento, questa è l'avena, e quindi possiamo trinciare tutto. Qua abbiamo il Puma, il 260, qua c'è il New Holland, il T7, con il rullo Waderstad. Rullo che ci dà anche la possibilità della semina, della colza e delle barbabietole. E basta, niente, questi sono i nostri ultimi fact sheet, poi adesso ovviamente ne arriveranno anche la settimana prossima. E basta, niente ragazzi, io con questo termino qui il video news, spero di non avervi annoiato, spero insomma vi abbia fatto un attimo piacere questo aggiornamento, ripeto adesso vedremo se ne farò altri video news, ma non credo, ormai siamo alla partenza come questo fantastico Rafale e niente, altra cosa, adesso mi arriverà anche la collector, adesso cioè mi arriverà anche la collector e non so quando, ma comunque quando mi arriverà, ragazzi, vi farò un video dedicato, una video review, ve la farò vedere come ho fatto con i video dei volanti, farò un po' di riprese con la telecamera, poi ci parlerò sopra, ve la racconterò, ve la farò vedere e basta, ecco, anche perché sono curioso di vederla, insomma, ecco, quindi vi porterò il video anche di quella quando arriverà e basta, ragazzi, detto ciò, io sì,
sono fiducioso, dai, per questo capitolo. Vi ripeto, prendete con le pinze il gameplay che avete visto, non andiamo a conclusioni affrettate. Prima di dire la mia, vi ripeto, voglio avere il gioco in mano, voglio provarlo, voglio palparlo io proprio con le mie mani. E poi dirò la mia, farò le mie valutazioni. Poi, ragazzi, nei video news io sperimenterò un po'. Scusate, nei video news, nei video tutorial sperimenterò un po' le cose, muoverò i primi passi, farò dei video. Poi, man mano che andrò avanti, scoprirò delle cose, eccetera. E niente, non dirò nel primo video, ragazzi, non compratelo, no, è bello, assolutissimamente no. Prima farò le mie prove e col passare del tempo, col passare delle ore che ci giocherò, farò le mie valutazioni, però man mano nei video vi dirò il mio commento e vi dirò cosa mi sembra tutto, anche perché i video li vedrete parecchi giorni prima dell'uscita, diciamo, ufficiale, e basta. Io i video li registrerò man mano, quindi i vostri commenti li leggerò a cose fatte e a video fatti, cioè a video fatti, anche i prossimi saranno già fatti, quindi sì. Niente, ecco così. Basta, poi comunque adesso vi dirò, adesso più avanti, quando magari avrò date e quant'altro, ve le comunicherò e vi dirò un po' come procederà il discorso a livello di tempistiche e tutto, e basta. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, vedremo se ci risentiremo prima del gioco, altrimenti, ragazzi, i video news terminano qui. E basta, io spero vi abbia fatto piacere insomma, che vi ho tenuto compagnia con le novità, eccetera. Vi aspetto nei commenti, ditemi un po' la vostra, sempre in maniera educata e corretta. Ecco, sapete, come ho detto, ognuno può dire la propria, però con le dovute maniere. E basta, dai, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!